Abbiamo sbloccato la partita, c'era calcio di rigore ed espulsione per noi, quindi io credo che la partita avrebbe preso un'altra piega. Trattativa Castaldo, forse una volta per tutte chiariamo questa cosa. Per Castaldo non c'è stata un'offerta equa al suo valore, ok? Quindi se l'Avellino pretendeva che io la metà glielo pagavo io, allora vuol dire che avevano sbagliato a farsi i conti. Se volevano Castaldo, gli coprivano il suo contratto e se lo portavano. Io C'è non ho... stato un incontro tra voi di Somma e D'Agostino, il suo omonimo, vero? Sì, perfettamente, sono venuto qua, gli ho spiegato la situazione, che se volevano Castaldo, gli coprivano il contratto e lo prendevo. Se loro pretendevano che io gli devo mettere i soldi, poi vanno a prendere Fell e altro a 140, mi sembra una cosa non buona. Insomma, è andata così. Intanto la Casertana è di casa qui al Partenio Lombardi. Farete ancora un'altra partita oppure no? No, penso che domenica giocheremo al Pinto che è finito e quindi non verremo più ad Avellino. Anche perché avete pagato non poco, da quello che mi risulta, vero? No, loro parlano di ospitalità, ma io ospite intendo un'altra cosa. Ospite a casa mia, io ospito. Io 3 anni fa la Juve Stabia ci ha chiesto il campo. Gli ho dato il campo per 6 partite. Io non ho preso un euro. Uno perché eravamo gemellati. Due perché io l'ospite per me è sacro. Io a Avellino ho pagato 2 partite, ho pagato 17.000 euro. Se prendevo il San Siro pagavo di meno.